Sicuramente dico che lo possiamo accettare, visto come sono andavano le cose, però prima che il Bologna segnasse ho visto Napoli nettamente superiore in tutti i sensi. Al quarto d'ora c'è stato questo gol di Filippi annullato per fuorigioco di Pellegrini, ma Agnolin aveva già indicato che c'era qualcosa di irregolare. Giuliano, vecchia bandiera del Napoli, era oggi per la prima volta dall'altra parte a cercare di dare un po' d'ordine al gioco rossoblù. La sua personalità si è avvertita. La partita si è mantenuta sempre su livelli più che decorosi e Castellini, quando è stato chiamato in causa, l'ha fatto con grande sicurezza. Tenta una conclusione da lontano Bakleckner, buona anche la sua prestazione, ma Savoldi ancora una volta riuscirà a segnare. Ecco lo strano gol del Bologna in apertura del secondo tempo, una palla perduta a metà campo, la difesa azzurra sbilanciata in avanti, stavolta per Castellini non c'è niente da fare. A perdere però il Napoli non ci sta, gran botta di Pin e bella parata di Memo. Punizione di Maio per la testa di Savoldi, il primo appuntamento è mancato. Cambio nelle file del Napoli, entra Capone per Vinazzani. Gli azzurri adesso premono, cross di Filippi e respinta avventurosa. Pin conclude fuori. Ed ecco un minuto dopo il pareggio di Savoldi. Lo racconta Valente. Tra la sinistra del Bologna non c'era nessuno. Mi sono infilato, appena ricevuto il pallone ho crossato di prima. È stato brevissimo comunque Savoldi a segnare, fa un bel gol. Il Bologna ci è rimasto un po' male, vorrebbe ritentare. Sale però alla ribalta Castellini, prima sul tiro di Bordon. Poi vola nell'angolo a respingere un tiro di Castronaro. Bakleckner vorrebbe rimediare a quel gol di Savoldi che pare abbia un conto personale con lui. Sembra un tiro vincente il suo. Invece Castellini dice che il pareggio deve star bene a tutti.